Prepararci alla solennità della Pentecoste, il tema è proprio sullo Spirito che è l'adempimento della promessa di Gesù nel momento che ascende al cielo. Preghiamo perché il Signore fonda il suo Spirito nel nostro cuore, non soltanto, ma nel cuore di tutti gli uomini, perché ci trasformino e nasca un mondo migliore e il regno di Dio si renda sempre più visibile e presente nella nostra vita di ogni giorno. Qui a te contempla sto tu.
Nella pienezza della Pasqua, il dono dello Spirito ha colmato il corpo risorto di Gesù, così che egli, alitando, lo può effondere sulla Chiesa, come per una nuova creazione, per la remissione dei peccati e per donarci la vita nuova, frutto della sua resurrezione. La vita cristiana è vita nello Spirito di Dio. La spiritualità cristiana è esperienza dello Spirito che Dio ci ha donato attraverso Gesù. La Pentecoste ha dunque una sua perenne attualità, non solo perché non c'è assemblea liturgica in cui lo Spirito Santo non sia presente, nell'ascolto della parola e nell'esperienza dei sacramenti, ma perché in qualunque momento della sua vita il cristiano è e rimane battezzato, cioè immerso, nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Pentecoste, dunque, ci invita a riflettere sulla grande dignità che scaturisce per noi da questa immersione nella presenza trinitaria. Lodiamo insieme la Trinità. Signore Gesù, siamo qui stasera perché attratti irresistibilmente da Te il dono della Tua presenza nell'Eucaristia, qui davanti a noi. Tocca nel profondo tutta la nostra vita, ora e in ogni momento della nostra giornata, e avvolge tutta la storia del mondo. La Tua presenza oggi, forte come non mai, ci scuote, allontana ogni paura, ci spinge in un'avventura coinvolgente e affascinante, in cui ci sentiamo ridire: conto su di Te perché mi fido di Te, sei prezioso ai miei occhi e io Ti amo. Sei Tu, Gesù risorto, che in questo momento ci fai sentire queste parole d'amore, che con la Tua parola ci infiammi il cuore, ci ridoni coraggio lungo la strada e ci rimetti in corsa verso il futuro con una grande gioia da condividere con i fratelli. Vogliamo lasciarci incontrare da Te sul cammino della speranza con le mani aperte, con le mani vuote, per invocare il dono del Tuo Spirito, preparato per noi
e per ogni uomo della terra. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparve loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Patri, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare delle nostre lingue, delle grandi opere di Dio.
La tua presenza lo invochiamo per essere come tu ci vuoi. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Impareremo ad amare proprio come ami tu, un sol corpo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarmi il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Thank you.
Pentecoste, festa dello Spirito Santo, il grande sconosciuto lo chiamava Paolo VI. Non ne sappiamo parlare e allora chiediamo aiuto alla Sacra Scrittura e al suo linguaggio fatto di simboli. Il primo dei simboli è una casa, un gruppo di uomini e donne dentro una casa qualunque. La casa è simbolo di me, della mia interiorità, là dove avviene l'incontro vitale. E dice qualcosa di molto bello sullo Spirito Santo, che lui non ha luoghi privilegiati, riservati, esclusivi, ma ogni casa è la sua casa. Il racconto degli Atti degli Apostoli propone altri tre simboli: il vento, il fuoco e la parola. Il vento scuote la casa, la riempie e passa oltre. È una ventata di dinamismo e di libertà che porta pollini di primavera e disperde la polvere, che porta fecondità e che smuove le cose immobili. Ed ecco gli apostoli che lasciano la casa, che affrontano la città e la gente stupita, perché hanno parole e gesti che pongono domande vere, profonde. Questa è l'opera dello Spirito Santo, apre respiri e orizzonti. Quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà alla verità tutta intera. Gesù non ha la pretesa di spiegare tutto, ha l'umiltà di dire che la verità è davanti, è un percorso, una ricerca, un divenire, e mi trasmette la gioia di sentire che appartengo a un progetto aperto, non a un sistema chiuso, già definito, perché in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga, sotto il soffio e la guida dello Spirito. Poi il simbolo del fuoco. Lo Spirito tiene acceso qualcosa in noi anche nei giorni più spenti. Accende fiammelle d'amore, sorrisi, capacità di perdonare. E poi la cosa più semplice, la voglia di amare la vita, la voglia di vivere in pienezza. Ci ricorda l'esperienza che fanno i due discepoli di Emmaus. Non ci bruciava forse il cuore per via mentre ci spiegava le scritture? Lo Spirito è il fuoco nel cuore che arde lungo il nostro cammino. Egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Questa è l'azione dello Spirito Santo. La parola di Dio mi raggiunge come una lettera scritta per me, contemporanea ai miei sogni, ai miei interrogativi, ai miei problemi. Dice l'angelo a Maria:
Verrà lo Spirito e porterà dentro di te il Verbo. Gesù dice ai suoi discepoli: verrà lo Spirito e vi riporterà al cuore, vi ricorderà le mie parole. Oggi chiediamo questo allo Spirito: tieni acceso in noi l'amore, l'amore che scalda e si diffonde, crea in noi luce, sapienza del cuore, quella che smuove e riscalda le profondità della vita. Portaci il dono di un cuore sempre acceso, che sia vento di libertà che soffia nelle vele della piccola barca del cuore. Invochiamo ancora lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Invochiamolo su di noi, sulla Chiesa, sull'umanità, attraverso i suoi 7 doni. Spirito di santità, Spirito.
sapienza. Facci gustare la dolcezza della parola di Dio, la tenerezza della sua presenza, l'infinita pace che viene da rispondere all'amore riversato con abbondanza nei nostri cuori. Spirito di santità, spirito d'intelletto, rischiara la nostra mente con la luce della verità. Sii tu il maestro interiore che ci guida alla verità tutta intera. Spirito di santità, spirito di luce, spirito di fuoco, vieni spirito di scienza, svelaci i segreti di Dio, perché possiamo conoscere, amare e seguire Cristo nel cammino della vita. Orienta le nostre scelte secondo la mentalità del Vangelo e insegnaci a pensare, ad agire, a scegliere come Gesù ha pensato, agito e scelto. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Vieni spirito di fortezza, fortifica la nostra fede, perché possiamo sempre rendere ragione della nostra speranza. Donaci il coraggio di scegliere l'amore che ci fa essere sempre e dovunque autentici testimoni del nome di Gesù. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Vieni spirito di consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni, suggerisci al nostro cuore ciò che conviene domandare al Signore. Ricordaci sempre le parole del Maestro, perché in ogni situazione della vita possiamo trovare la strada giusta da percorrere, in comunione col Padre, nella gioia piena. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Vieni spirito di pietà, crea in noi la coscienza di essere figli amati da Dio Padre, fatti all'immagine del Figlio Gesù e ricolmi della gioia dello Spirito che ci dà la vita. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Vieni spirito di timore di Dio, facci consapevoli dell'amore paterno di Dio che ci avvolge e ci abbraccia. Rendici umili e docili, forti e risoluti nel rifiutare il male e scegliere il bene. Fa che dal nostro cuore sgorghi sempre la gratitudine e la lode. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo, Santo, gloria al Padre, gloria al Figlio,
Hai dato a noi un pane disceso dal cielo, che racchiude in sé ogni dolcezza. Preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo sempre con viva fede il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.